Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Nelle ultime ore sta succedendo il finimondo al Grande Fratello VIP, l'edizione più surreale del format finisce in tribunale. La settima edizione del Grande Fratello VIP si sta rivelando uno degli appuntamenti televisivi più controversi degli ultimi 10 anni. Alfonso Signorini si ritrova tra le mani una bella gatta da pelare. Nella ultime ore il Codacons ha annunciato l'avvio di un'indagine nei confronti dei concorrenti e dello staff autoriale in merito al caso Bellavia. Non è tutto, gli ingestibili concorrenti dopo poche settimane stanno già esasperando l'atmosfera di normale convivenza in casa, dando adito a furibonde litigate ricche di recriminazioni ed epiteti irripetibili. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione flash di Giovanni Ciacci, il conduttore deve fronteggiare l'ennesima crisi diplomatica tra due concorrenti. La situazione sembrerebbe ormai compromessa, il contenzioso finirà sul tavolo del giudice. Il Grande Fratello VIP finisce in tribunale, è faida aperta. Quest'apostrofo edizione del Grande Fratello VIP si sta rivelando un continuo cardiopalma, anche durante le puntate di transizione. Durante il prime time di ieri sera, infatti, Alfonso Signorini sperava probabilmente di poter condurre con toni più leggeri e scanzonati il format di Canale 5, sottovalutando però la potenza dell'uragano Sara Manfusso. L'opinionista televisiva, sposata peraltro con l'esponente FI di Andrea Romano, ha esordito nel format con entusiasmo e alurda compassata intellettuale, salvo poi indulgere a pettegolezzi e giochi di gruppo con i compagni di avventura. Dopo la sonora strigliata dello scorso lunedì, in cui Alfonso Signorini ha tacciato i concorrenti di bullismo e indifferenza nei confronti di Marco Bellavia, gli equilibri sono sottilmente mutati. Anche Sara Manfuso ha meditato a lungo in merito, decidendo infine di abbandonare il programma Mediaset. L'opinionista porta avanti da anni battaglie contro la discriminazione e il bullismo e, nell'intento di dissociarsi fermamente da quanto accaduto, ha varcato l'uscita della famosa Porta Rossa lo scorso mercoledì. Presente in studio durante il prime time, Sara Manfuso ha sganciato la bomba. La prezzemolina ha scagliato accuse incendiarie al costumista Giovanni Ciacci. Lo stylist delle star le avrebbe infatti palpeggiato accidentalmente il sedere, proponendo poi scherzosamente di inscenare una violenza sessuale. Alfonso Signorini e Giovanni Ciacci hanno accolto la denuncia in diretta con sommo stupore, e il conduttore l'ha infine cacciata dallo studio davanti agli spettatori. Giovanni Ciacci, dal canto suo, non tollererà un ulteriore linciaggio, stavolta a suo dire gratuito, e sarebbe pronto a trascinare Sara davanti al giudice. A rivelarlo è il portale dei People TV. Come finirà il contenzioso legale tra i due? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.